Ehi là, eccoci qua. Oggi vi parlo della seconda giornata del Fantacalcio. Per chi si fosse perso la prima puntata, noi abbiamo perso per 3-2 contro Scampia FC e siamo in quarta posizione. Oggi andremo ad affrontare Thunderbolts. Per chi non lo conosce, è un quartiere abbastanza malfamato di Londra che ha deciso di formare una squadra di calcio e si trova iscritta in Italia per qualche strano motivo. Loro sono reduci da una sconfitta per 3-0 contro Chiavo Verona alla prima di campionato, ma ci staremo attenti. È una partita che non volevo perdere perché diciamo che lui è il giocatore che mi ha portato via Zapata per mancanza di crediti. È vero che Zapata si è infortunato e tutto, però diciamo che avevo voglia di rivincita. Prima di iniziare vi dico subito che se mi vedete un po' sbattuto, un po' debole, è perché c'ho un mal di testa che mi sta un po' buttando giù, però lo volevo fare sto video, non mi va di saltare gli episodi, è un impegno che mi sono voluto prendere, vada come vada, lo voglio mantenere con costanza. Come dicevo prima, la formazione avversaria di oggi è Thunderbolts, formazione speculare da ambedue le parti, 4-4-2 per entrambi i fantallenatori. Partiamo subito dalla prima partita, Udinese-Venezia. Nelle nostre file troviamo Strigel Larsen, giocatore su cui ho puntato preferendolo a Faraoni, e direi che è andata bene. Perché vi dico questo? Fa assist e prende un bel 7,5. Nelle file avversarie troviamo invece un giocatore del Venezia. Mi limiterò a chiamarlo per nome, cioè Dan, perché non ho la benché minima idea di come cazzo si pronunci. Il giocatore prende 5, con un cartellino giallo. Comunque, per sua fortuna, il suo secondo panchinaro, e a meno che non c'è una strage tra i titolari, difficilmente giocherà. Seconda partita, Hellas Verona-Inter. Nelle nostre file, per chi si ricorda sia l'episodio d'asta di inizio campionato, sia la prima giornata, c'è il Tupu Correa, che è passato proprio dalla Lazio all'Inter. E voi tutti sapete che lui ha fatto doppietta, no? L'ho messo in panchina Correa, prima giornata Zaccagni, adesso lui, primo panchinaro. Nella mia testa ho detto dai, è appena arrivato, è difficile che lo faranno giocare, se giocherà gli ultimi 15-20 minuti, difficile che possa già fare qualcosa. Però comunque c'ho appunto Faraoni, che come ho detto prima l'ho messo primo panchinaro, prende 6. E Zaccagni, primo panchinaro anche lui, prende 6,5. Nel file avversario troviamo Lazovic dell'Hellas, che prende un onesto 6. Terza partita, che è Lazio-Spezia. Nelle nostre file non abbiamo giocatori di queste squadre. Nelle file avversarie invece troviamo Pepe Reina, che fa una discreta partita, prende 7,5, con un gol subito passa a 6,5. Tuttavia anche lui è in panchina nelle sue file, quindi il punteggio ancora una volta resta fermo. Passiamo adesso ad Atalanta-Bologna. Nella nostra squadra troviamo Musso, che tiene la porta inviolata questa volta e prende un bel 7. Tuttavia è a centrocampo il problema, Malinowski anche questa partita la gioca male e prende 5,5. Nelle file avversarie invece troviamo Gosens, che prende 5,5 e anche lui fa tanta fatica. Quinta partita, Fiorentina-Torino. Qui andremo molto corti perché nella nostra rosa c'è Mandragora che prende 5, ma non è troppo importante perché è secondo panchinaro. Da lui invece c'è un giocatore titolare che è Singo, prende 6. Niente di troppo allarmante per noi. Arriviamo alla partita che ha in un certo senso deciso il weekend, che è Juventus-Empoli. Da noi abbiamo Cuadrado che prende 6. Nonostante la sconfitta, comunque lui non influisce, su di lui il voto non influisce granché, e Danilo che prende 5. Comunque Danilo è in panchina e a noi non dà particolarmente fastidio. Nelle sue file invece c'è il devasto. Szczęsny subisce gol e passa dal 6 al 5. De Ligt e Alexandro da lui sono titolari, gli ultimi titolari della sua difesa, quindi in tutto il suo reparto difensivo non ci sono bonus, questo per noi è perfetto. Passiamo al centrocampo con Federico Chiesa che prende 6,5 e anche lui va bene perché ha fatto delle rincorse in cui poteva essere molto pericoloso.
Poi l'attaccante Morata che prende 5. Partita anonima per lui ed è perfetta per noi. Fortuna vuole che lui ha Mancuso lasciato in panchina. E o meglio, più che fortuna la chiamerei legge di compensazione, visto che io avevo come primo panchinaro Correa che fa doppietta. È anche giusto che anche lui abbia il gol ad ora in panchina. Passiamo adesso a quella che è la partita meno influente di tutto il weekend, in un certo senso. Perché troviamo nelle nostre file Destro che non vede il campo, ma comunque l'abbiamo messo in tribuna, e Lozano che prende 5. Da lui invece non c'è nessun giocatore di queste squadre. O meglio, se c'è, li ha messi in tribuna. In questo momento ci troviamo di fronte a un'altra partita che ha deciso molto il weekend, che è Sassuolo-Sampdoria. Nelle nostre file abbiamo Djuricic che prende 6,5, sfiora il gol diverse volte, e Raspadori. Djuricic 6,5, Raspadori 6, come dicevo. Da lui invece troviamo Ferrari che prende 6,5, Augello che prende 6, entrambi in panchina comunque, infatti i suoi difensori titolari hanno già giocato. Troviamo Damsgaard che prende 5,5, poi Traoré senza voto e Boga che prende invece 6. Partita minimo sindacale. Ultime due partite. Passiamo a Milan-Cagliari. Da noi abbiamo giocatori di entrambe le squadre. Abbiamo infatti in difesa Theo e Calabria che prendono rispettivamente 6,5 e 6. Marin invece fa una prova abbastanza brutta, prende 5,5 e il nostro punteggio si sposta sul 61,5. Da lui invece c'era un giocatore molto pericoloso che poteva sconvolgere la serata, che è Brahim Diaz. E qui svelo una roba: io non so perché ho aperto diretta.it e ho visto gol di Brahim Diaz proprio. E in quel momento lì ho detto ok, basta, ho perso. Poi dopo continueremo l'aneddoto all'ultima partita, ovvero Salernitana-Roma. Nella nostra squadra c'è un giocatore giallorosso che ha deciso tutto, il sommo e unico. Eh sì, proprio lui prende 11 e mezzo, Jordan Veretout. Sei un idolo, Madonna. Anche l'anno scorso mi hai aiutato tantissimo e quest'anno, nelle prime due partite, hai fatto tanto. Risultato che si sposta sul 65-73. Perché dico questo? Perché Brahim Diaz ha fatto solo assist e ha preso anche un giallo. Io non so perché ho visto che aveva segnato. E invece niente. Io ero convinto di aver perso e invece mi trovo vincitore per 2-0. È una vittoria che fa abbastanza bene. Passiamo a vedere anche le partite degli altri perché oltre al nostro 0-2 troviamo ancora una vittoria per Garbax che vince 3-2 contro Chievo Verona. Infine troviamo una vittoria di Mister FC contro Scampia per 0-2. In classifica ci troviamo miracolosamente in terza posizione grazie alla differenza reti. Siamo in 4 a 3 punti con Garbax che guida 6 e Thunderbolts che chiude il gruppo ancora zero.